Come va? Va bene, un po' caldato, è caldissimo oggi, ma è una bellissima esperienza. Bella, bella, bella. Che bella, 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 che
presidente? Da Dio. Siamo baciati dal sole anche troppo. Caldo più di Ferragosto, l'ansia ci sta lasciando finalmente, il sorriso sta prendendo e si sta creando l'atmosfera del Carnevale di Fano sotto gli occhi del mondo. Thank you.
diretta dall'Expo di Milano. Tra un istante assisterete all'esibizione degli sbandieratori. Degli sbandieratori che stanno per chiudere la loro esibizione.
rullo di tamburi, applausi per... di dire da tutto il mondo qui all'Esposizione Universale di Milano, il gruppo storico della Pandolfaccia che si sta esibendo qua lungo il viale. Su Fano TV le immagini dall'Expo di Milano. Siamo lungo viale Decumano, un viale lungo 1,8 km. Ovviamente non lo faremo tutto perché sarebbe improponibile anche per i tempi. Intanto le immagini dimostrano le quattro bellezze nostrane, le quattro bellezze della città di Fano, che portano ognuna, ciascuna, una lettera che compone la parola della città di Fano. Qui all'Expo a promuovere il carnevale, l'antico carnevale più longevo d'Italia, mentre il gruppo di Mattia Diamantini, che anima con le magliette del carnevale e le parrucche tricolore, anima il corso. E poi la storica musica Arabita di Fano, datata 1923, con il maestro.
Oggi per la provincia di Pesaro e Urbino è una giornata importante, la giornata del protagonismo pesarese, anche se qui c'è molto di Fanese in realtà. Una giornata che è iniziata questa mattina nello spazio della Regione Marche, che è situata sul Cardo accanto al Palazzo d'Italia. Molte le autorità presenti, non c'è il presidente neoeletto della Regione Marche Luca Ceriscioli, non c'è perché è impegnato a realizzare la giunta che dovrà insediarsi nei prossimi giorni. C'è il sindaco di Fano Massimo Seri, il presidente dell'ente carnevalesca Luciano Cecchini. Questa mattina si sono incontrati nella sede della Coldiretti per parlare di alcuni temi legati all'agricoltura, ma non solo. C'è stata anche l'illustrazione, la degustazione di alcuni prodotti tipici locali nella Roof Garden, mentre il programma Clou prevede nel corso del pomeriggio questa esibizione, poi altre due, una alle 18 e la terza ed ultima esibizione alle 20:10, che si concluderà alle 21, esibizione che vi trasmetteremo in diretta nel corso del telegiornale Occhio alla Notizia. Tanti curiosi, dicevo, tante persone che stanno osservando questi strani oggetti che emettono rumori, ma che accompagnati da strumenti veri formano un tutt'uno, e quindi rumori che diventano poi suoni, battanagli. Questi signori vengono dal Qatar, guardate, questo è uno spot bellissimo per il Carnevale di Fano. Partecipano all'Expo, sono del Qatar. Buonasera signore, italiana? Posso chiederle di dov'è? Ligure, provincia di Savona. Aveva mai sentito parlare del Carnevale di Fano? Sentito sì. C'è mai stata? No. Era magari un saltino. Certo, perché no, magari sì. Gennaio-febbraio 2000... 16? Sì. Però magari, sì, grazie. Grazie, buon divertimento. Dove è, signora? Da dove viene? Ah, da qui vicino, da Monza. È mai stata al Carnevale di Fano? Mai, ma verrò dopo questo. Qatar, ok, guardate che bei vestiti, che bei costumi. Ecco che dà la cartolina del Carnevale di Fano. Applausi sotto gli occhi del mondo, è il caso davvero di dire sotto gli occhi del mondo per il Carnevale di Fano. Allora, davvero, stavo dicendo e commentando, Presidente, sotto gli occhi del mondo, abbiamo visto anche rappresentanti del Qatar guardare, fotografare.
Sì, veramente devo dire che è la miglior pubblicità che possa esistere, perché finalmente Fano, il Carnevale di Fano, sarà conosciuto da tutto il mondo, cioè parla tutte le lingue del mondo. Bene. Allora, il programma l'ho già anticipato ai telespettatori che ci seguono in diretta, adesso prevede un altro paio di esibizioni, poi l'ultima la trasmetteremo nel corso di Occhio alla Notizia. C'è qualche anticipazione che possiamo dare? L'unica anticipazione che vi posso dare sono le date del Carnevale, perché le trovate scritte già in tutte le cartoline che stiamo distribuendo, 24, 31 gennaio e 7 febbraio 2016. E questo è sicuro, almeno si spera che sia sicuro. Per quanto riguarda qui l'Expo di Milano, tutti ci vogliono, ci stanno richiedendo anche sopra, ma 38 gradi, mi pare che siamo a 38 gradi. E le esibizioni termineranno all'Albero della Vita, proprio in diretta con Fano TV, e poi l'arrivederci e vediamo al prossimo Carnevale. Bene, allora buon lavoro Presidente e buon divertimento. Continuate a far divertire la gente. Se mi permette, direttore, vorrei dire grazie di cuore al Comune di Fano, alla Camera di Commercio che ci ha permesso appunto di essere qua all'Expo di Milano, ma soprattutto grazie alla Rabita, grazie alla Pandolfaccia, grazie alle ragazze di Miss Fano e grazie a Mattia Diamantini e al suo staff, perché abbiamo insieme creato questa meravigliosa atmosfera del Carnevale. E da Milano, cari amici di Fano TV, buon Carnevale a tutti. Bene, grazie. Allora intanto le ragazze, le bellezze della nostra città, fanno le fotografie con alcuni ospiti qui dell'Expo. Intanto ve le facciamo vedere in diretta, vedete? Lei, signora, non è gelosa? No, perché lui, quando c'è una bella ragazza, lui c'è subito vicino. Sì, sì. Quando lo perdo cerco una bella ragazza e lo trovo. Il suo marito è là che si sta facendo fotografare con la miss del Carnevale. Bene. Ecco, vede che lei... nome di Fano. Sapeva Fano un fortuna. Esatto, sì, sì. Come mai conoscerlo? Di dov'è innanzitutto? Io sono di Carpi, siamo andati in Serie A, Carpi Modena. Complimenti. Sono intimo amico del sindaco di Urbino, signor Gambini, e quindi conosco le Marche per i prodotti che ha, mi occupo di produzioni biologiche e quindi insomma apprezzo le Marche pienamente, in tutto e per tutto. Ci capita quindi nella nostra città? Capito spesso, lavoro con la Fileni, Aiesi, con altri molini della zona, con la pasta Luzzi, ci sono tante specialità che sto cercando di valorizzare col mio Carnevale mestiere. Però non c'è mai stato. Carnevale non c'è mai stato, ma vista la miss penso che farò una capatina. Esatto, direi che è ottimo. Grazie e complimenti per la simpatia, grazie, arrivederci, ciao. Intanto dicevamo, no, sotto gli occhi di migliaia e migliaia di visitatori che arrivano da tutto il mondo. E beh, certamente hanno destato curiosità questi strumenti particolari che dal 1923 animano il nostro Carnevale, che come abbiamo già detto ha radici antichissime ed è il Carnevale più antico della città. E questa, come diceva il presidente dell'ente carnevalesca Luciano Cecchini, è sicuramente una vetrina importantissima, l'esposizione universale. Allora, com'è andata questa prima sfilata, ragazzi? Bene, bene, dai, non ci lamentiamo. Vedo che siete accaldati, ma ovviamente qui, come diceva il presidente prima, 38 gradi, insomma, non so se sono 38, ma insomma, anche perché voi avete, diciamoci la verità, la divisa invernale. Certo, per forza, abbiamo solo questa come divisa e ci teniamo quella che abbiamo. E quindi vi fate la sauna, insomma. Bene, dicevo che ha destato curiosità sicuramente vedere e sentire suonare anche, oltre agli strumenti ovviamente classici, quindi il sax, la tromba, il clarinetto, eccetera, eccetera, anche questi battanagli, come si chiama? Battanai, sì. Battanai, in fanese. Sì, esatto. Questo è una forbice. È la forbice. Da quanti anni è che suona questo strumento, diciamo così? Ormai è dal 2001. Tanti anni. Tanti anni. Lei fa parte della musica della vita dal 2001. Sì, esatto. Chi è l'elemento più anziano, tra virgolette, qui del vostro gruppo? Sono io, però... Chi è? Lei, come si chiama? Nello. Nello, sì. Di Sant'Orso. Sant'Orso, ecco, guarda che siamo in diretta, la stanno guardando a casa. Allora, a che quando hai iniziato a suonare? No,
Sono 30 anni, però è 15 anni che ho smesso. Mi hanno chiamato per venire qui, sono venuto. Tramite loro mi hanno invitato, sono venuto. Se no aveva riposto, ha messo il chiodo. Sono nella banda. Nella banda sempre della città di Fano. Cos'ha? Okay. Poi altri strumenti, chiamiamoli così, questo che cos'è? Un schiaccianoci. Schiaccianoci? Facciamolo sentire un po', facciamolo sentire. Ecco, vedi? Questo è lo schiaccianoci. Poi andiamo avanti. Il sax di Fiorelli. Allora, in diretta su Fano TV facciamo un po' vedere, questo è il sax. Da quanto questo sei? Suoni nella banda di Cartoceto, suoni nella banda di... suoni sempre. Le bande sono tutte unite, tutti, siamo tutti uniti, tutti sempre. Quindi musica unisce tutti, quindi sempre allegria. Oggi siamo all'Expo. Cosa ti ha colpito di questa Expo? Ovviamente è la prima volta che suoni qua. Tante belle cose veramente, tanti bei progetti, tante belle strutture veramente, veramente belle. È da vedere, ragazzi, da vedere, è uno spettacolo straordinario. Bisogna venirla a visitare veramente. Noi oggi siamo stanchi, ne abbiamo visitate poco, però veramente è bello. Belle, belle cose italiane e anche di tutto il mondo. Ed è un onore dunque suonare per tanta gente che arriva davvero da tutte, da ogni parte del mondo. Nella nostra Italia, veramente vero, sì. Come suoniamo noi? Perché noi diciamo che il jazz è nato, si dice, con la musica arabita, perché noi suoniamo senza partiture, improvvisando totalmente, e viene fuori, spero, un sound particolare che dovrebbe essere unico. Bello ed apprezzato, vedo. Speriamo di sì. Comunque... la gente vede, registra con i telefonini, quindi è bello ed è anche gradevole da sentire. Innanzitutto è dal vivo, questa è la cosa più importante. E poi, come dicevo prima, si parte in tonalità diverse, in brani diversi, senza partitura. E questa è la particolarità molto importante di questo gruppo. Lei suona da una vita? Diciamo che suono dagli anni 50, sì, sì, sì. Hai sempre suonato questo strumento? No, negli anni 60 chitarra, voce, andavano di moda i Beatles, quelle cose lì. Comunque adesso ultimamente stiamo suonando la tromba. Complimenti. Grazie, molto bene, grazie. Bene, allora con l'aiuto di Filippo Pucci, l'operatore che si sta sacrificando anche lui alle alte temperature milanesi, ecco, allora conosciamo le nostre bellezze, visto che tutti si vogliono far fotografare. Allora abbiamo Miss Fano. Come va? Bene, un po' caldo, però è stata una bella sfilata. Beh, ti puoi consolare, perché tu comunque già sei quasi in costume, i colleghi gli altri colleghi hanno la divisa invernale, per cui insomma stanno un po' peggio. Ti aspettavi tutta questa gente qui all'Esposizione Universale di Milano? No, assolutamente, è stata una bella sorpresa e sono davvero molto emozionata, anche e soprattutto per la sfilata di questa sera, che immagino sarà bellissima con le luci e la musica e tutto quanto. Sfilata che, grazie, come ti chiami? Rebecca. Grazie Rebecca, immagini, dicevo, in notturna o al tramonto, comunque, che vi faremo vedere e vi mostreremo in diretta nel corso del telegiornale. Abbiamo la letterina, la lettera O qua di Fano, come ti chiami? Olga. Ah, vedi, O come Olga. Esatto, la mia lettera. Dove sei, Olga? Io abito vicino a Urbino, però avendo fatto spesso, collaborato con Montanari Comunicazione, ho avuto l'onore di essere invitata all'Expo e ne sono molto contenta. Di professione che cosa fai? Studio ancora al liceo scientifico e poi spero di andare all'università. Università? A fare cosa? Biotecnologia, speriamo. Allora, goditi questa passerella all'Expo e buon divertimento. Grazie mille. Andiamo a conoscere le altre lettere, allora, visto che abbiamo fatto la lettera O di Olga. Dove sono andate le altre? Sono scappate? Sono scappate, ci sono le altre tre letterine che ci mancano. Allora, andiamo qua, qua abbiamo, non è una letterina, ma comunque Miss Carnevale. Miss Carnevale, quindi tu sei la madrina di questa manifestazione, che è una manifestazione antichissima, tu invece sei giovanissima, quanti anni hai? 20. Di dove sei? Di Fossombrone, però sono di origini urbine. E quanti anni hai? Scusami, come ti chiami? Mi chiamo Elena. Elena, allora Elena, che impressione ti ha fatto questa manifestazione? Penso che sia un'opportunità bellissima, perché è una manifestazione che
a mio parere nessuno si dovrebbe perdere, perché è veramente bella in tutti i sensi, sia da parte nostra, che è un'occasione data dall'ente carnevalesca molto buona, però è anche bella da visitare. Come sei finita Miss Carnevale, scusa? Perché una mia amica mi ha proposto di partecipare per fargli compagnia e... Alla fine hai vinto. Esatto. Bene, sei alta, i tacchi, fai un po' vedere qua se... Ah, c'è il trucco, c'è il trucco, Filippo, c'è il trucco qua, C'è il trucco, però sei alta, quanto sei alta? 1,81 m. C'è del trucco, ma comunque c'è anche del suo, C'è anche del suo. Per mettere a posto i capelli. La libretto per mettere a posto i capelli. Allora, intanto, mentre aspettiamo di ripartire con la sfilata, colgo l'occasione per salutare il sindaco di Fano Massimo Seri, che dopo la buffata di percentuali numeri delle elezioni regionali, che immagino avrà seguito da vicino, oggi si sta rilassando un pochettino e divertendo qui all'Expo di Milano. Beh, rilassarsi non mi sembra tanto, perché è una fatica, ma è una fatica che si fa volentieri, perché oggi è una giornata speciale per Fano. Siamo i protagonisti della giornata dedicata alle Marche, alla provincia di Pesaro Urbino, e Fano è l'elemento centrale della giornata, con la sfilata dedicata al carnevale, che non dobbiamo dimenticare è il carnevale più antico d'Europa. Però è un'occasione per promuovere il nostro territorio, e soprattutto da sindaco mi fa piacere che sia stata scelta una caratteristica della nostra città. Questo mi fa ben sperare, insomma, questa è una vetrina mondiale, e la cosa importante però che ci tengo a dire, l'Expo non va vissuto come un evento fine a se stesso, l'Expo è un'occasione sulla quale abbiamo lavorato, e quindi io la vedo come una tappa iniziale che deve proseguire sia per la promozione ma anche per instaurare una serie di rapporti che prima e durante l'Expo si sono creati e che possono essere l'elemento forte per vincere le sfide del futuro. Bene, grazie sindaco. Lei rimarrà qui ancora stasera, immagino? Sì, rimaniamo fino a sera e poi rientriamo, perché domani è il consiglio con i bambini e non posso mancare. Grazie al sindaco di Fano Massimo Seri, che probabilmente vedremo anche dopo nel corso del telegiornale, nel prossimo collegamento. Allora, intanto noi dobbiamo un po' ammazzare il tempo, perché siamo in diretta, Mattia, no? Ciao. Mattia è un volto che i nostri telespettatori stanno iniziando a conoscere, anche perché è il protagonista di Belli Dentro, che è il programma che sta facendo ballare e sudare i nostri telespettatori, quelli che hanno voglia di tenersi un po' in forma da casa. Allora, Mattia, tu sei a Milano con il tuo gruppo, che è? Esatto, noi siamo con la New Latin Academy, la nostra scuola, tutto il nostro staff di insegnanti, ci stiamo divertendo tanto, la gente sta reagendo bene, stiamo ballando sotto la musica della musica arabita, ci stiamo divertendo, ed è questo il significato. Siete tutti sudati. Siamo tutti sudati, è caldissimo, davvero. Senti, questa parrucca tricolore, Vabbè, gli è ispirato, il fatto di essere... L'Italia, non c'è niente da dire, l'Italia basta. Con quante persone sei qua? Siamo in 10. Tutti della tua scuola? Tutti della mia scuola, sia allievi e un po' di insegnanti. Bene, allora un saluto anche da Mattia ai fanesi che ci seguono. Ciao a tutti. In diretta, grazie. E qui i componenti della musica arabita si stanno riposando un pochettino, chi si fuma una sigaretta, chi si è letteralmente seduto a terra, perché qua è un caldo pazzesco. Eh già, è caldissimo. Certo, la divisa invernale non aiuta. Infatti, fosse estate estiva già. Il maestro, eccolo qua, scusate, ma il maestro con il classico guantone. Ciao a tutti, ciao Fano. Allora, che effetto fa salutare ed essere fotografato da tutta questa gente? Guarda, è stata un'esperienza, non dico bella, ma bellissima. Avere una visibilità così grande, perché ci vede tutto il mondo naturalmente. Non pensavamo di avere un onore così grande da parte, diciamo, della regione, della provincia nostra, di averci dato questa possibilità di farci vedere in tutto il mondo, veramente, è stato molto 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 bello. Quindi una sudata, ma che vale la pena. Sì, vale la pena veramente, anche se siamo proprio tutti fragili, perché il caldo qui... Tu veramente? Io purtroppo sono vestito invernale, però dai,
va bene lo stesso. Mia nonna diceva, dove non passa il freddo non passa neanche il caldo. Grazie, grazie maestro. Allora, buon divertimento. Continuiamo a girare mentre siamo in attesa di riprendere questa sfilata. Ok, allora una comunicazione di servizio alla regia di Fano, direi che tra qualche minuto possiamo fermarci con la diretta, semmai la riprenderemo più tardi, tra qualche minuto ci fermiamo mentre diamo la possibilità all'operatore di sistemare la camera e di prendere un'altra batteria per il prosieguo del collegamento che vi stiamo commentando qui dalla via Decumano, da questo viale Decumano, che è questo viale, vedete, lunghissimo, lo abbiamo già detto, 1 km e 800 metri. Sembra che non ci sia tanta gente, ma qualcuno diceva poco fa che oggi ci sono circa 100.000 persone qui a Milano, quindi davvero tante, tantissime. E c'è tutto, ci sono degli stand ai lati di via Decumano, ma non solo di via Decumano, ma anche dell'altro viale. Ci sono dei padiglioni, più che stand ovviamente, dei padiglioni di tutto il mondo. Viale Decumano e via Cardo, mentre Piazza Italia è certamente la piazza da dove siamo transitati poco fa, è la piazza centrale dove si svolgono anche eventi e quant'altro. Allora, mentre camminiamo e ci dirigiamo verso Piazza Italia, direi di restituire la linea a Fano. È tutto per il momento qui dall'Expo di Milano. Ci riaggiorneremo tra qualche minuto. A voi la linea.